Cominciamo con la premiazione del campionato Under 14. I più vicini che oggi hanno giocato metà partite a Rovellasca e le finali avete avuto il piacere di vederli in questa palestra. Allora, cominciamo a chiamare la squadra dei Carollo Under 8. Ragazzi, però questa non si calpesta, bisogna fare il giro e diamo le magliette con l'allenatrice Martina Vieni. Non si calpesta. Con la... Ecco che vi arriveranno a breve le magliette. Ok, ecco le magliette, un grande applauso. Allora, facciamo così ragazzi, andate lì dietro da Sara che vi dà il maglietto. Poi, settimi classificati, è la squadra dei Wallerstini di Empoli, li abbiamo già salutati prima perché sono già rientrati, quindi procediamo con la squadra sesta classificata, è la squadra di casa, è la squadra cui vogliamo tantissimo avere nel Rovello, con il Rovello Legends! Venite! Luca, grandi ragazzi. Come vedete il campionato Under 14 è una categoria unica. Auspichiamo che in futuro si possano fare due categorie, una Under 12 e una Under 14, perché giustamente, come ti chiami? Il povero Federico sta a vedere Cristian o più grande, insomma, poverino. Quindi dal prossimo anno, no, dal prossimo anno magari no, ma nei prossimi anni speriamo di poter essere ancora di più e riuscire a fare le due categorie. Allora andate da Sara che vi dà la maglietta e chiamiamo la squadra quinta classificata, la squadra di Lendinara, i Baby Celtics. Diciamo così, bisogna correre, niente. Allora, la squadra di Lendinara, quinta classificata, in posa per i fotografi. Chi è l'allenatore? Non c'è l'allenatore. C'è il secondo allenatore, che è lui. Come sono stati i due ragazzi oggi? Abbastanza bravi. Abbastanza bravi, va bene, allora non li facciamo tornare a casa a piedi. Va bene, dai. Sì, ok. Va bene, un grande applauso, potete andare a prendere le magliette. La squadra quarta classificata, il Castellanza Lion King. Accompagnati dalla mitica Mimma. Ok ragazzi, potete andare a prendere anche le vostre meritatissime magliette. Eccolo lì. Giuseppe, vieni a fare la foto con i tuoi ragazzi. Bravissimi ragazzi. Potete andare a prendere le vostre magliette. Ed ora la squadra seconda classificata, i Carollo Killer Whales. Nuovo con Martina, so che siete stanchi ormai di vederla, non è vero, è sempre un piacere. Gira il cartello.
magliette. Ed ora, per presentare, per premiare la prima squadra classificata del torneo del campionato Under 14, vorrei invitare un ospite speciale, un ospite di fama, che dire, mondiale, universale, una personalità che va oltre gli schieramenti, una personalità che mette d'accordo tutti, la nostra patata! E ora che avete conosciuto la nostra patata, possiamo invitare i ragazzi che verranno premiati direttamente da lei, i ragazzi del Ferrara Funcinas. Vieni patata, bravi ragazzi. Vabbè, con un allenatore così, un allenatore come Mario, non è che poteva andare diverso da me. Come è tuo, infatti. Bravi. Allora, come sono stati i tuoi ragazzi, Enrico? Bravissimi. Bravissimi, cosa direte ai vostri compagni, fratelli maggiori, che oggi purtroppo per loro sono arrivati sì in finale, ma non alla vostra stessa posizione. Che si riproveranno l'anno prossimo. Che ci ma andrà allo stesso modo! Mi piacerebbe. A me chiaramente sì. Un grosso applauso, loro sono i campioni d'Italia del campionato del 14! Adesso fagli vedere tutti qua con la maglietta e gli andatori che sono proprio di gruppo che si insieme in casa. La patata e poi e loro li facciamo schierare, almeno loro, in Serie A. Non diciamo, adesso io, che cazzo devo chiamare? Adesso io le... Dillo sta cosa. Ok, ora tempo che anche i primi classificati si indossano la maglietta del campionato e vorrei tutti gli under 14 qua vicino per fare una foto con la maglietta regalata dalla federazione apposta per voi. Tutti i ragazzi under 14. Vediamo anche il patato. Ragazzi, veloci a mettere le magliette, dobbiamo fare la foto, veloci. Vai a fare la foto, patata. Andate ragazzi, là davanti, giù per terra, là davanti. Giù, fa niente, vai lì, venite ragazzi, dai veloci. Grazie ragazzi, spero vi siate divertiti come avete fatto divertire noi, bravi! Ok. È il momento della premiazione del campionato di Serie A. Inviterò
ad essere premiati anche tutte le squadre che quest'oggi non hanno preso parte ai playoff, alla lunga giornata dei playoff. La squadra decima classificata del campionato di Serie A, il Venegono Fiamme Ostriche, un grande applauso. Che non è rappresentato quest'oggi, non più perché qualcuno c'era prima. Allora procediamo con la squadra nona classificata. Ci saranno Pallux, venite. Una squadra che quest'oggi ha giocato lo spareggio per rimanere in Serie A e si sono conquistati con una partita sofferta. Come dici? Una partita sofferta, diceva, la permanenza anche per la prossima stagione in Serie A. Quindi complimenti ragazzi, consegniamo la targa a chi? Al capitano? A Stefano Basilico, capitano dei Pollux, un grande applauso. Grazie ragazzi. E ad ora continuiamo con la squadra ottava classificata. È un'altra delle squadre di casa. È una squadra che ci ha fatto sognare, ci ha fatto sudare. Il Rovello Ceran. Eccolo l'ultimo, Andrea. Anche loro quest'oggi hanno giocato lo spareggio. Se la sono vista con i ragazzi di Carogno, ma anche loro, fortunatamente per noi, hanno vinto, per loro e per noi, hanno vinto. E quindi si sono conquistati la permanenza nella massima serie. Un grande applauso per il Rovello Ceran. Consegniamo la targa. A consegnare la targa, la patata, a consegnare la targa. Al capitano, al vice capitano, Andrea. Grazie ragazzi. Continuiamo con la squadra settima classificata del campionato di Serie A, la squadra del Bergamo Football. Abbiamo una sola rappresentante quest'oggi del Bergamo Football, a cui verrà. Ci sento sorpreso di vederti qua, a cui consegniamo la targa. Perfetto, dovrei portargliela in giornata. Va bene. Perfetto, quindi consegniamo la targa del Bergamo Football. E grazie, molto. E proseguiamo con la squadra. No, mi devi dire la squadra. Sì. Sesta classificata. Astiredox. La squadra. Astiredox. La squadra che probabilmente in tutto questo campionato più ha fatto soffrire la squadra vincitrice. Con una partita soffertissima in casa loro che è stata molto difficile. Un applauso per gli Astiredox. A loro, anche a loro verrà consegnata la targa. A chi abbiamo? Al capitano. Alla Timo. Un grande applauso. Ed ora la squadra di Lendinara, Lendinara Celtics, squadra quinta classificata. Questa squadra che ha sfiorato l'accesso ai playoff è una squadra che si è distinta quest'anno perché
ha dimostrato di avere un potenziale enorme. Sono tutti giovani, hanno dei polmoni enormi, a differenza di noi vecchi, quindi sono sicuro che nei prossimi anni vi vedremo lottare per lo scudetto, ne sono certo. Grande applauso alla Milano Celtics. Consegniamo la targa all'allenatore. No. Ad Elena. Grazie ragazzi. Ora, le prime quattro squadre classificate sono le quattro squadre che oggi hanno dato vita a questo grande spettacolo. Quindi, per premiare queste quattro squadre abbiamo invitato quattro ospiti per noi molto importanti. Vorrei cominciare chiamando Giuseppe Frasson, e che dovete sapere che è uno dei rappresentanti di un'associazione di Rovellese che ci dà sempre una grande mano. L'associazione si chiama AVE, Associazione Verde Età, che dimostra che c'è sempre tantissima energia quando si appassiona di fare le cose. E insieme vorrei chiamare Lele, rappresentante della nostra polisportiva, nonché giocatore della mitica di basket. Dovete sapere che avete dei rappresentanti di altissimo livello sportivo, abbiamo un ciclista e abbiamo un cestista. Vorrei passare il microfono per un saluto a chi sta rappresentando la polisportiva, chi condivide con noi, oltre che questi spazi, tantissime emozioni. Lele. Grazie. Io Stefano e Diego, il conduttore della Diego Rossi, e sono venuti in punta di piedi per la nostra famiglia, e piano piano hanno conquistato un esperimento per il dialetto. Poi è stato l'inizio del movimento e alla vittoria dei ragazzi, a cui io tantissimi complimenti. Grazie ancora qui con noi, possiamo iniziare la prossima. Grazie Lele, rimanete perché dovete consegnare la targa alla squadra quarta classificata, la sorpresa di questo campionato, il Varese Pirates! Andiamo, a chi andiamo? Perfetto. Sandro. Consegniamo la targa a Sandro, in rappresentanza di tutto il Varese Ciuffo, per quello che di buono avete fatto quest'anno. Veramente complimenti ragazzi. A sorreggere la loro bandiera vedete che c'è anche Andrea De Santis, che quest'oggi purtroppo ha giocato un cortissimo playoff per via di un piccolo infortunio, però è voluto tornare per festeggiare con noi. Grandi ragazzi! E per premiare i terzi classificati siamo Keralen, che è là sopra. Vieni. Dovete sapere che lui è un rappresentante del football mondiale, è il presidente della federazione, è il trigger star. Aspetta che mi aiuta Chiara, ragazzi. Allora, Chiara Lenzio è il presidente della federazione americana e tesoriere della federazione europea, che sapendo la lunga ha scelto di venire a vivere qui in Italia, a Pisa, e oggi a Siena, e oggi è venuto fino qua per vedere i playoff e partecipare con noi alla festa. Vuoi dire, vuoi salutare? A chi? A tutti. Una cosa veloce. Se vuoi dire qualcosa? No. Ok. Allora chiamiamo la squadra terza classificata, il Saronno Castor. Come tutti sapete, questa è una squadra che ha fatto la storia del football italiano, ha vinto
quanti campionati? Hanno vinto 6 campionati, 5 campionati, che mi dite? 5 campionati, hanno vinto delle coppe europee, è una squadra che ha dimostrato negli anni, la conoscete anche voi, di avere una grinta infinita. Ecco Piero Leone che consegna la targa a Gico, il capitano. Non servono grandi parole per presentare questa squadra che tutti voi conoscete, una squadra che risiede nel posto dove è nato il Super in Italia, Saronno. Un applauso per i Castor! Ringrazio per la visita. Ed ora, per segnare la seconda squadra classificata, invito il rappresentante dell'amministrazione comunale, nonché assessore allo sport, nonché papà di uno dei nostri giocatori, Roberto Tosello. Anche l'anima, una squadra con cui è stato personalmente bellissimo giocare, la squadra Los Carreteros Ferrara. Ci vediamo? Ecco la targa consegnata a Notes da Roberto Tosello, l'assessore dello sport di Tosello. Ciao, vieni, fa la foto. Vorrei fare due ringraziamenti. Il primo ringraziamento è per la nostra associazione che con questo evento ha dimostrato veramente di essere molto unita e ha reso veramente felici tutti noi, perché siamo riusciti, io penso, a organizzare qualcosa di bellissimo. Ai genitori, al bar, a tutti, ho dimenticato sicuramente qualcuno di ringraziamento in particolare, ma a tutti. Il secondo ringraziamento è per la persona che invito a premiare, è una persona, sembrano parole scontate perché le dico tutte le volte che presento, senza la quale non saremmo qua, non ci sarebbe tutto questo, perché vedere quanto questo movimento è bello e pieno di entusiasmo è stato facile immaginare quello che già c'è, ma vi assicuro che io che l'ho visto nascere, all'inizio non c'era niente, adesso c'è tutto questo, è perché Chiara è stata capace di circondarsi di persone con tanta voglia, con tanto entusiasmo, che si sono dati da fare. Siamo Chiara perché è stata recentemente eletta quale presidente della Federazione Europea di Football. Chiara che probabilmente è anche basta, io non ho altre parole, passo il microfono a Chiara. Dopodiché inviterei Raffaele a venire a fare le premiazioni della nostra squadra, perché giustamente. Chiara, ti passo il microfono. Io sono un padrone. Ringrazio voi perché oggi è stata una bellissima giornata. Vai, Andiamo. Super, super, super.
Stefano Baravani, segui. Eccoli qua, Gianluca Roberti, Ilaria Calcaterra, Nicolò Donato, Diego Carugati, Davide Rebosio, Luca Rebosio, Fabrizio Capriani, Sara Bernasconi, Stefano Cattaneo e il capitano Stefano Baravani. Un applauso! Grandi, Rovello Gavi, campione d'Italia 2014. Abituato a fare le interviste per la nostra televisione Piero da Saronno, quindi intervistiamo il capitano Baravani. Cosa mi dice di questo grandissimo torneo vittorioso? È stato un anno fantastico, non abbiamo perso nemmeno una partita, quindi che dire. Complimenti, complimenti agli Sgarbis, un applauso enorme agli Sgarbis. Grande applauso ancora, godete di questo applauso, meritatissimo, noi condividiamo la palestra tutti i martedì sera e tutti i martedì sera ci mettiamo in piedi per fare la doccia, per fare tagliare il salame, per fare tutte queste belle cose che sono oltre allo sport, ma anche verso l'amicizia, verso la condivisione di questa bellissima struttura che il comune ci mette a disposizione. Salutiamo tutti e ringraziamo tutti quanti voi per essere intervenuti alla questa bellissima manifestazione. Ci vediamo l'anno prossimo, Presidentessa. No, ci vediamo a Rimini tra 15 giorni. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Via, sotto la curva.
per chi vuole c'è ancora qualcosa da bere, da mangiare al bar, altrimenti per gli atleti una pizza speciale offerta dalla presidentessa naturalmente. Arrivederci a tutti, buon rientro a casa.